L'estate è quasi addosso e la movida inizia il suo travaglio, che per ora interessa solo la zona di Piazza Muzzi. Cosa c'è di nuovo? Nulla o quasi. Da un lato il primo cittadino Carlo Masci che cerca di trovare la quadra della convivenza tra residenti ed esercenti, come ha già fatto a suon di ordinanze, e dall'altra tutti gli altri, dunque associazioni di categoria in prima linea e opposizioni, ma con il contributo di Fratelli d'Italia. Noi siamo preoccupati, ma d'altronde, come tutta la maggioranza, che questo piano possa portare a degli effetti che poi siano non controllabili. Faccio un esempio su tutto: è chiaro che c'è un problema legato al rumore antropico, cioè tante persone che stazionano in un determinato luogo, però dobbiamo capire se questo è un problema oppure è qualcosa di virtuoso per una città come Pescara che ha una vocazione turistico-commerciale. Secondo noi, chiaramente, noi vorremmo a tutti i costi non far venir meno i luoghi aggregativi della nostra città, i luoghi storici, e soprattutto siamo preoccupati che poi una cosa del genere possa condizionare anche altri luoghi, per esempio Piazza della Rinascita, Piazza Salotto, le Riviere, Pescara Vecchia. Quindi noi vogliamo semplicemente chiedere al nostro dirigente che ci siano tutte le accortezze del caso affinché non si stravolga questo piano di risanamento acustico, non provochi effetti che siano davvero negativi per la città. Oggi la Movida è andata in consiglio con i rispettivi corredi degli emendamenti, ma qualcosa fa pensare che la tendenza sarà quella di discutere, ancora discutere, emendamento per emendamento, prima di arrivare alla decisione finale, cioè approvare il piano di risanamento che non sana. Il secondo punto nevralgico di questo piano di risanamento acustico riguarda la possibilità di realizzare eventi in quelle zone. Da un po' di anni non si organizzano più eventi in Piazza Muzzi perché c'è un divieto nel rilasciare le deroghe all'impatto acustico. Noi riteniamo che questo sia estremamente dannoso non solo per quel luogo, ma anche se poi portata questo sistema in altre zone della città. Noi riteniamo che invece che le deroghe agli impatti acustici per eventi che siano organizzati dal comune, dalle associazioni di categoria, dai privati che siano di elevata qualità, debba essere concesse, ribadendo il fatto che la nostra città è una città turistico-commerciale e quindi è una città che l'estate soprattutto deve vivere, collaborando per trovare le giuste soluzioni e renderlo il più efficace possibile, che non rechi danni né agli esercenti e che sicuramente vada incontro alla pace dei residenti.